Federico Righini, Global Capital Group, buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Ben Buon pomeriggio. ritrovati sul, ben ritrovato sulle fonti TV, Federico. Innanzitutto vorrei chiederti un parere su tutto ciò che abbiamo sentito ieri da Jerome Powell. Secondo te è stato abbastanza chiaro per quanto concerne le pressioni inflazionistiche che sono state il tema principale, insieme ovviamente anche al rendimento dei treasuries, che spesso è collegato anche alle prospettive di inflazione? Sì, assolutamente, direi di sì, almeno parzialmente. Quello ci arriverò, però il punto fondamentale è che la Fed rimane accomodante, questo ovviamente lo sappiamo tutti. Quello che ovviamente diciamo, può far sorgere qualche dubbio è il perché se da un lato i fondamentali, per come dicono, siano così buoni e in ripresa, dall'altro ci sia ovviamente nessun tipo di intenzione di pensare neanche a un tasso, a un rialzo dei tassi di interesse prima del 2023. Hanno confermato, ricordiamo che questo non avverrà fino prima del 2024. Quindi probabilmente c'è qualcosa che la Fed non sta dicendo, o molto più probabilmente c'è la consapevolezza che è troppo presto per andare a fare stime che poi possano risultare in qualche modo accurate già adesso, e quindi è importante mantenere l'ottimismo e la posizione accomodante. Quello che non è stato fatto in termini di conferenza è stato quello di accennare minimamente a una potenziale politica di controllo dei tassi, soprattutto quelli a lungo termine, sul decennale, che sono quelli che ovviamente stanno in questo momento ca causando un po' di volatilità sul mercato. Questo poteva essere atteso, quindi nessuna operation twist accennata, e questo rimaneva un po' fondamentalmente, se non questa, la politica monetaria esatta, ma le manovre che potevano essere fatte o introdotte o quantomeno accennate su un minimo di controllo della curva, sicuramente sarebbero state quelle che avrebbero calmierato i mercati. Questo, a parte la seduta giornaliera, appunto dopo l'annuncio, che di fatto ha riflesso delle preoccupazioni inferiori a quelle che vediamo oggi all'apertura, portano di fatto i mercati a reinserire questo fattore di rischio all'interno dell'equazione, semplicemente perché effettivamente vediamo che i tassi stanno aumentando. Detto questo, io continuo a sostenere che questa sia una situazione che potrà perdurare nel breve termine, ma non vedo particolarmente pericolosa nel lungo termine. Ricordiamo che quello che sta portando volatilità in questi giorni, sì, dei tassi più alti a lungo termine che permettono di scontare, che forzano a scontare i profitti futuri di compagnie che ovviamente sono apprezzate molto più in base alla crescita che in base ai loro fondamentali attuali, e che portano ovviamente a una maggiore volatilità su comparti come quello del tech. Detto questo, però, non credo ci siano le condizioni, come mai ci sono state, per vedere una relazione, una correlazione tra comparto azionario e comparto obbligazionario positiva, come la stiamo vedendo in questo periodo. Ovvero, prima o poi torneremo alla relazione tradizionale per cui si alzano i tassi, e questo fondamentalmente significa che stanno venduti i bond, e questo vengono venduti i bond perché c'è più propensione al rischio, quindi buoni risultati per l'azionario. Ecco, questo è già successo altre volte, l'ultima nel 2016, che le correlazioni non tenessero, fossero come le vediamo in questi giorni, ma ecco, prima o poi torneranno, quindi noi continuiamo a sostenere che il comparto azionario sia posizionato molto bene per salvo volatilità di breve termine in questo momento, per fare bene nei prossimi anni, ecco. In effetti, però, la correlazione tra la performance dei rendimenti, soprattutto del mercato obbligazionario, mi riferisco sempre ai Treasuries, e la performance del Nasdaq, questa correlazione si riconferma comunque. Credi che questo trend, questa correlazione rimarrà nel lungo termine, anche perché alcuni stanno proiettando anche Treasuries, in particolar modo il decennale, a breve al 2%? La correlazione sicuramente nel breve termine terrà, ovvero se in questo momento il tasso sul decennale è sicuramente nell'occhio di tutti gli investitori, quindi sicuramente può portare a ulteriore volatilità a breve termine sul Nasdaq. Quello che però stavo cercando di comunicare è che questa relazione non potrà andare avanti per tanto tempo. Normalmente ciò che succede è che
la relazione da cosa è determinata? È determinata dalla propensione al rischio, quindi diminuisci la propensione al rischio sul settore azionario, vengono ridotti i flussi nel comparto azionario, vengono spostati sull'obbligazionario e questo ovviamente ha delle implicazioni sui tassi. Questo normalmente è il meccanismo di trasmissione. In questo momento si ha un sell-off nel mercato obbligazionario che coincide a un sell-off nel mercato azionario. Questo sicuramente non sarà una relazione che terrà o potrà essere mantenuta come lo è adesso per molto tempo, perché appunto tradizionalmente questo non succede, non è spiegato da un punto di vista logico, se non appunto questo fattore che in questo momento ovviamente preoccupa i mercati. Ma ecco, nel breve termine io penso che la situazione sarà ristabilita. Questo non per dire che finisce la correzione oppure la rotazione fuori dal tech. Probabilmente nel breve termine continuerà, se questo fenomeno continuerà a imporsi, ma non credo che ci siano i presupposti perché questo possa essere possibile, ovvero non mi aspetto questo tipo di relazione di mantenersi ai livelli attuali per, ora non posso fare stime, però insomma già un mese sarebbe molto, ecco. Volevo sapere se vi siete riposizionati in qualche modo in maniera diversa, vedendo comunque questo grande comeback, questo grande ritorno dell'old economy di tutti i titoli industriali, ma soprattutto le banche, i titoli ciclici e la caduta libera, se vogliamo chiamarla così, del comparto tech. Anche oggi il Nasdaq soffre. Avete fatto qualche cambiamento o tutto sommato credete che questo trend, questa rotazione di mercato non sarà un evento di lungo termine? Sì, qualcosa è stato fatto, soprattutto quando si parlava molto a dicembre, gennaio, del cosiddetto reflation trade. Io credo che però poi quello che è successo è che il mercato sia andato un po' più avanti del necessario, ovvero già a dicembre, gennaio si iniziava a parlare molto e a vedere cambi di asset allocation, come abbiamo fatto anche noi, per focalizzare, ridurre leggermente l'esposizione al tech, che aveva fatto molto bene, che poi comunque anche ha continuato a fare bene, per spostare un po' verso quei segmenti di mercato che erano ancora dei laggards rispetto al tech, che generalmente in questi anni ha sempre funto da leading indicator. Quindi sicuramente spostazione c'è già stata, non è adesso secondo me il momento di spostare più di tanto, ovvero questa grossa rotazione probabilmente si è già in qualche modo consumata. Sicuramente è possibile che nel breve termine il comparto tech si corregga ancora, ma per la questione di overperformance, per quanto riguarda quindi la forza relativa dei settori, io non credo che possa mantenersi per tanto più tempo. Ecco, io credo che il grosso della rotazione sia avvenuto. Questo ovviamente non esclude che si possa verificare uno storno sui mercati, ma se questo avviene, penso che avverrà all'unisono fra i diversi indici. Ovviamente alcuni peseranno di più, altri di meno. Come vediamo oggi il Dow Jones che segna nuovi massimi, questo sostanzialmente portato dal grosso apporto del settore finanziario, il settore bancario, che si ricollega alle tematiche di cui abbiamo appena discusso. Però ecco, non credo che questo possa protrarsi per troppo tempo, mai lo ha fatto storicamente, se lo facesse se lo sarebbe la prima volta, ecco. Allora invece spostiamoci in Europa perché abbiamo sentito anche le dichiarazioni di Christine Lagarde, la situazione economica sembra migliore di quanto non fosse un anno fa e possiamo aspettarci che migliori nel 2021 nel breve termine, tuttavia le prospettive economiche per l'area dell'euro rimangono circondate da incertezza a causa delle dinamiche della pandemia e la velocità delle campagne di vaccinazione. Volevo chiederti se questa discrepanza e questa come dire, performance migliore dei mercati americani continuerà a lungo termine rispetto all'Europa o meno, perché ovviamente la ripresa economica dipende tanto dalla campagna vaccinale e qua in Europa, in particolar modo in Italia, ma non è solo in Italia, in Europa siamo ecco, decisamente un po' sottotono, se posso usare questa parola, però ciononostante vediamo comunque che il DAX aggiorna i massimi storici e volevamo capire se voi state dando un'occhiata anche ai mercati europei o meno, fanno parte ecco, della vostra strategia di investimento?
In parte sì, in questo momento, perché ovviamente hanno offerto per un periodo specifico, ancora alcune compagnie lo stanno offrendo, o alcuni settori, perché compagnie direi, allarghiamo un po' il discorso, per quanto riguarda la valutazione. In questo momento le valutazioni, così come le si intendono a livello storico, negli Stati Uniti sembrano essere alte. Quello che però molto spesso ci si scorda di controllare è quello che stanno facendo le banche centrali nelle diverse economie. Quindi io credo che sicuramente ci siano delle opportunità in Europa, soprattutto per alcuni settori che non riflettono ancora quelle che possono essere le valutazioni in momenti di equilibrio, quindi sicuramente ci saranno delle opportunità, però io credo che strutturalmente ancora i mercati finanziari, di capitali europei non siano assolutamente in grado di poter competere con quelli americani in termini di attese di performance futura, appunto per questioni strutturali. Sono anche molto legate al tipo di politica monetaria che intraprendono le due economie. Quindi ecco, se dovessi fare un ragionamento di orizzonte di lungo termine, sicuramente direi che è meglio, se si può prendere il rischio valuta, sicuramente puntare sui mercati americani. Poi sicuramente a livello ciclico anche i mercati europei possono offrire delle opportunità interessanti, ma a livello relativo storia insegna che poi gli Stati Uniti di fatto performano meglio. Quindi io non credo che siamo adesso in un momento in cui ci siano delle situazioni particolari per cui questo trend che è multidecennale cambierà. Qual è il ruolo, a tuo avviso, delle banche centrali nell'asset pricing? Io vorrei focalizzarmi sull'Europa e gli Stati Uniti. Beh, io credo che sia forse il primo driver delle prezzi azionari, cioè non è assolutamente nascosto che quando la banca centrale americana, a seguito alla crisi finanziaria del 2008, ha iniziato a intraprendere azioni di politica monetaria non convenzionale come il quantitative easing, l'obiettivo fosse proprio quello di aumentare l'asset, diciamo, creare un'inflazione dei prezzi degli asset. Era proprio lo scopo dichiarato, ovvero il ragionamento è facciamo alzare i prezzi degli asset così le persone si ritrovano a livello psicologico, molto importante negli Stati Uniti, si ritrovano ovviamente più soldi a disposizione, o almeno lo pensano, e iniziano a consumare e questo farà ripartire l'economia. Questo di fatto è il meccanismo di trasmissione che è stato utilizzato negli Stati Uniti per sostenere la crescita, un tipo di politica che poi, come abbiamo visto negli ultimi anni, ha portato a una condizione strutturale per cui, salvo scarsi equivoci, io penso molto difficilmente potremmo pensare di avere una politica monetaria senza il QE nel futuro, ovvero la Banca Centrale Americana difficilmente, secondo me, riuscirà a rientrare da questo tipo di politica. Quindi assolutamente il grado di trasmissione è non solo diretto ma anche voluto e da qui ovviamente nascono una serie di potenziali commenti sulle inequalità che questo comporta. In Europa la situazione è completamente diversa, il QE e in generale la trasmissione che si utilizza normalmente, il meccanismo di trasmissione che la Banca Centrale Europea deve utilizzare per trasmettere in qualche modo all'economia reale passando dal mercato finanziario sono le banche. Quindi non il prezzo degli asset come negli Stati Uniti, quindi le operazioni di mercato aperto sui treasury. Quindi la situazione è completamente diversa. Il mercato dei capitali europei è molto meno profondo di quello americano, quindi non esiste neanche l'offerta sufficiente di titoli per permettere alla Banca Centrale Europea di operare in questo modo. Questo ovviamente si ripercuote sui prezzi degli asset, inclusi quelli azionari, che non possono, con questo tipo di politica monetaria, ovviamente giustificare valutazioni simili a quelle americane. Allora, invece parliamo di un altro market mover altrettanto importante, ovvero il piano Biden appena approvato da 1.900 miliardi. Sicuramente si tratta di una somma davvero importante, ma poi ci sono già partiti il guessing di un possibile secondo piano. Addirittura Goldman Sachs si sta preparando per altri 2.000 miliardi, che è una somma piuttosto importante. Come vedi le dinamiche con il debito pubblico e soprattutto gli è stata fatta questa domanda anche ieri a Powell, lui però spesso evita le domande che riguardano gli aiuti fiscali. Non si esagera un po' con la liquidità negli Stati Uniti che naturalmente, ma questa è proprio la cosa più naturale, porterà ad un'inflazione ben sopra le aspettative e le stime della Fed in questo caso?
Ma non lo so, non direi che liquidità uguale inflazione, questo ormai lo abbiamo scoperto da tanto tempo. Liquidità può significare inflazione se è trasmessa e immessa immediatamente nell'economia reale. Questo è il caso, perché negli Stati Uniti ovviamente gli stimoli fiscali fanno questo, però ecco, non ritengo che il tipo di spinta inflattiva che deriverà da questo singolo pacchetto, oppure da quelli che sono stati messi in campo negli ultimi mesi, possa portare a un'inflazione al rialzo che perdura, perché questi sono tipi di stimoli che servono a, perdonatemi il termine, a tappare i buchi, ovvero si cerca di mantenere la crescita e il grado di consumo di attività economica il più simile possibile a quello storico per evitare di ovviamente creare grossi scompensi. Questo però non significa che appena finito ce ne sarà un altro o ce ne sarà un altro ancora. Quindi sicuramente poi l'economia dovrà ripartire da sola. Lo scopo di questo stimolo è rimettere in piedi l'economia senza creare grossi scompensi. Quindi se si guarda e si giudica solamente questo stimolo, sicuramente si verificheranno delle spinte inflattive. Non saranno però, a mio giudizio, delle spinte inflattibili che sono sostenibili nel tempo. E questo di fatto è quello che sta asserendo la Banca Centrale Americana da diverso tempo nel combattere quello che è la paura a questa inflazione. La Banca Americana, la Banca Centrale Americana sicuramente è la prima a temere l'inflazione. Per quanto riguarda invece le dinamiche riguardo al debito pubblico, sappiamo che gli Stati Uniti giocano un campionato a parte, quindi non, i ragionamenti che si possono fare per gli Stati Uniti sono molto diversi da quelli che si possono fare per tutte le altre economie del mondo. Il debito pubblico sicuramente può essere un problema, in questo momento è molto più un problema se non si fa stimolo fiscale, perché il debito pubblico poi alla fine è importante nel complesso delle decisioni prese e delle conseguenze che possono essere tratte dagli andamenti economici. In questo momento non fare niente da un punto di vista di stimolo sarebbe molto peggio di cercare di mantenere il debito pubblico a ribasso. Quindi, ecco, ormai sta diventando sempre più chiaro che il ruolo del debito pubblico, in particolare il rapporto fra debito pubblico e PIL, non è poi una componente a cui, non dico non si debba guardare, ma che gioca un ruolo come molte istituzioni a livello politico sembrano voler comunicare. Quindi molto più spesso è una questione politica che economica, giusto per Powell, fondamentalmente, secondo me, soprassedere, cercando di rispondere il meno possibile a queste domande in questo momento. Sì, assolutamente sì. Ti chiedo un'ultimissima domanda che però riguarda le relazioni tra gli Stati Uniti e la Cina. Abbiamo visto già Biden, come dire, proseguire con le politiche di Trump, e cioè ha sanzionato, credo, circa 24 diplomati cinesi proprio prima del primo incontro da quando lui si è il presidente degli Stati Uniti. Come vedi le relazioni tra gli Stati Uniti e Cina innanzitutto? E secondo, come seconda domanda, potrebbe esserci un impatto sui mercati in caso si dovesse inasprire, ecco, questo rapporto tra gli Stati Uniti e la Cina? Perché già stiamo vedendo che tra gli Stati Uniti e la Russia si sta inasprimendo in maniera anche molto, molto severa. Sì, credo che ovviamente il tema è sempre attuale, anche se in questo momento ovviamente ne sentiamo parlare molto meno di quanto se ne sentisse parlare 2 anni fa, quando diciamo, l'impatto sui mercati fu assolutamente più alto. Quello che c'è da dire sull'incontro che poi si sta verificando tra adesso, il primo incontro tra l'amministrazione Biden e l'amministrazione cinese di persona, quindi questo è sicuramente importante. È stato dichiarato che questo è un incontro che non vuole andare a ritoccare tutti i negoziati già in corso e già, non dico conclusi, ma già fatti. Quindi è più un incontro in cui verranno trattati temi che non sono le basi per una futura negoziazione. Questo è importante. Sicuramente stanno accadendo una serie di cose a livello geopolitico che stanno soprattutto poi anche accelerando dopo la pandemia e dopo i problemi che sono emersi a livello geopolitico con l'amministrazione Trump, emersi ma che ovviamente sono condivisi, ricordiamo, anche dall'amministrazione democratica, e quello che appunto suggerivi è il modo in cui si stanno comportando i democratici, avvalora questa tesi. Sicuramente potrà essere un problema. In questo momento, nel breve termine, io non credo che ci sia l'interesse da nessuna parte né dall'altra di
creare scompiglio, però il tema Stati Uniti-Cina è un tema che potremmo sentirne parlare più o meno, ma è un tema assolutamente attuale e tutto quello che è accaduto con Trump rimarrà attuale nei prossimi anni, perché queste due grandi potenze ovviamente si stanno scontrando da un punto di vista geopolitico che include e ovviamente influenza l'attività economica di entrambi e non solo, e diciamo che la situazione io non credo che sia irreparabile, però ormai è partita, quindi non credo assolutamente che terminerà, e questo sarà un tema molto attuale in tutti i prossimi anni. Grazie mille, Federico Righini, Global Capital Group, grazie per essere stato con noi e buon proseguimento.